l'imitazione che c'è all'Argiano, il paese proprio di Marta Bastianelli, che prova adesso ad alzarsi sui pedali. Rilancia Marta Bastianelli, che viene dall'Argiano, dalla provincia di Roma. Il suo preparatore è Fernando De Rossi, ma lei deve molto al suo primo direttore sportivo, ovvero Gildo Fabbri. È giovanissima questa ragazza. Che bella azione quella di Marta Bastianelli. Mi sembra che Giorgio Bronzini ebbe una grandissima occasione 2 anni fa a Madrid per una stagione in data cui giù la catena. No. Ecco, no, è riuscito a rimetterla su. Marta Bastianelli, vedete, ha messo la riuscito a sistemare la catena, adesso comincia il tratto più difficile, deve mettere per forza la catena sul 39. Tanto ecco, rivediamo, vedete questo problema nel cambiare rapporto, però è stata molto molto abile, vedete, ha dato una mezza pedalata indietro. Qui ha perso qualche secondo, sì, sì, sì. Ed è ripartita. Insiste, ma della decina, dozzina di secondi. Aspetta, 15, ancora 15 secondi. 15 possono bastare, 15 possono bastare. Forza Marta, forza Marta. Qui adesso la strada è un po' più facile, può mettere un rapporto un po' più duro, fare una volata, poi la strada ricomincia a salire a 500 metri dalla fine. C'è uno schiacciamento dell'immagine, sembrano vicine le altre, ma in realtà c'è ancora un margine che potremmo definire rassicurante. Sì. Adesso nessuna più riesce a scattare, Marta Bastianelli è sempre lì davanti, 800 metri ancora. Incredibile. Che colpo questo. Dai Marta, dai Marta, l'ultima curva è 280 metri dal traguardo, mezzo chilometro per il campionato del mondo. Dai che il mondiale è tuo. Adesso ha messo il rapportino, è intelligentissima, non sbaglia niente Marta. Sa che avrebbe potuto anche inchiodarsi innestando un rapporto duro, va su d'agilità, cerca di mantenere, di perdere il meno possibile. Ecco, vedete, adesso ha messo un pelo più duro, non c'è nessuna dietro di lei. Vai, 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 ancora 100 metri di vantaggio, siamo all'ultima curva con Marta Bastianelli, che a distanza di 10 anni riporta, usiamo l'indicativo, riporta il campionato del mondo in Italia. Marta Bastianelli, un'azione splendida, 50 metri, si volta e alza le braccia, è lei la campionessa del mondo, una laziale, Marta Bastianelli, splendida, splendida come azione, e la Bronzini arriva terza alle spalle di Marianne Vos. È una giornata meravigliosa per la squadra azzurra donne. Silvio, una giornata straordinaria, Marta Bastianelli si è resa protagonista di un'azione davvera campionessa, meritatissimo questo titolo, sottolineiamo anche la prova corale della squadra, tutte le ragazze veramente hanno interpretato alla grande questa edizione del campionato del mondo. Guardate, guardate che spirito di gruppo c'è. Marta Bastianelli, attorniata da tutte le compagne, dai tecnici, dai tifosi, in tanti sono venuti da Lariano. A te Alessandro. Mauro, c'è Marta Bastianelli che piange, non riesce a trattenere le lacrime. Marta! No, non posso crederci. Bravo! Grazie! Posso crederci, eh sì, una gara del genere era veramente c'è anche Marino Amadori, rose attese, sempre a te Alessandro. Sì, c'è chi ha Marino Amadori, naturalmente tutti butta fuori. Marino, grande, grande squadra, grande tutte. Giorgia Bronzini. E questo è l'urlo di Giorgia Bronzini. Giorgia, una parola. Grandi, grandi, la nazionale è la migliore. È stata bravissima Giorgia Bronzini, l'avete già sottolineato.
più volte, mentre qui abbiamo Noemi Cantelli, straordinaria Noemi. Quinta è arrivata, quinta, Alessandro, quinta è a chiudere, assolutamente, hai chiuso gli attacchi, sei stata straordinaria. Siamo una grandissima squadra, oggi abbiamo dimostrato che siamo veramente forti e unite, e mi dispiace che, vabbè, io sono caduta e ho fatto tutto quello che potevo, poi Marta è stata veramente forte. Sei stata fondamentale. Siamo state tutte fondamentali, tutte hanno fatto quello che bisognava fare e siamo state grandi a tenere, abbiamo fatto la corsa ragazzi, non c'era nessun'altra nazionale che faceva qualcosa, abbiamo fatto tutto noi e ce la strameritiamo questa vittoria, questo podio. Brava, brava davvero. E adesso guardate, andiamo. Che bella immagine anche quella di Luisa Tamanini che sta raggiungendo il traguardo, conosce il risultato e anche lei esulta. Tamanini, Bronzini, Cantele, Baccaille, Laguderzo che ha lavorato molto e ha tentato un'azione a 50 km dal traguardo, davvero tutte indistintamente sono state superbe. Marta Bastianelli, campionessa del mondo, in una storia quasi cinquantenaria dei campionati del mondo di ciclismo donne, è la seconda volta, la prima e unica fino ad oggi era quella di Alessandra Cappellotto nel 97, per la seconda volta un'azzurra ce l'ha fatta. Noi vi ringraziamo per l'attenzione cari telespettatori, speriamo di avervi offerto uno spettacolo all'altezza, abbiamo avuto delle ragazze oggi superlative. Campionessa del mondo Marta Bastianelli, seconda la favorita della vigilia Marianne Vos olandese, terza Giorgia Bronzini, quarta la Bubnenkova e quinta Noemi Cantelle. Marta Bastianelli, congratulazioni, campionessa del mondo su strada Marta a Stoccarda, sono le lacrime queste che ogni sportivo una volta nella vita vorrebbe a Roma. Grande giornata oggi e speriamo continui anche nel pomeriggio con gli Under 23. Non ci credo ancora adesso. E forse questa è la conferma di tutti i risultati che sono arrivati quest'anno. Mancava la vittoria e oggi mi sentivo bene, ma ho provato per spezzare un po' il gruppo e magari far arrivare una velocista come la Bronzini in volata. È andata bene, ho insistito e ci ho creduto, soprattutto negli ultimi chilometri. Però se dovessi dire che adesso sono campionessa del mondo, sinceramente non ci credo. Marta Bastianelli ha già anticipato in pratica i temi della seconda domanda. Quanto c'era di previsto, di pianificato in un'azione del genere, quanto invece è dovuto così proprio alla spontaneità, all'improvvisazione? Ma sicuramente è stata una cosa spontanea, improvvisa, perché la nostra tattica oggi era soprattutto per la meritata Cantele, che ha fatto una stagione ottima, e la mia era soltanto un'azione per riuscire a spezzare il gruppo, per stare lì davanti e fare un gruppetto per arrivare in volata. È stata un'azione che è andata a buon fine, evidentemente perché mi sentivo bene, stavo bene e ho ottenuto quei pochi secondi che mi hanno fatto vincere. Una vittoria che è diventata un trionfo grazie anche al terzo posto di Giorgia Bronzini, subito alle spalle della campionessa in carica, la Vos. Sì, sicuramente, anche lei ottimo risultato e sicuramente la squadra oggi ha giocato un'ottima partita, perché siamo state attive e davanti sempre, dall'inizio alla fine. E io appunto per questo voglio ringraziare loro, perché poi sapevo che erano dietro a coprire, quindi erano lì ad aiutarmi. Grazie, congratulazioni ancora Marta Bastianelli, campionessa del mondo su strada 2007 a Stoccarda.